valori della Costituzione, ruolo dei giovani nella difesa dei diritti ed impegno antifascista come catalizzatore nella lotta contro i razzismi e il dilagare dei movimenti neonazisti. Queste le tematiche al centro del 16° congresso dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che ha visto anche l'elezione del nuovo comitato provinciale e la nomina dei delegati al congresso nazionale che si terrà a Rimini. I messaggi che vogliamo portare avanti sono quelli della memoria storica, che il tempo evidentemente porta via, insomma, molto, perché le giovani generazioni non sono a scuola, non si parla di queste cose, quindi si può dimenticare. Quindi fondamentale è questa memoria, una memoria che non è solo retorica, però perché vogliamo fare conoscenza, far conoscere ai ragazzi, no? La storia reale del loro territorio, degli impegni che i giovani di allora hanno perso la vita per realizzare. Per realizzare la Costituzione in Italia. Poi vogliamo riuscire a difendere la Costituzione, perché tutti la vogliono modificare. Tentativi di modifica sono oggi reali, ci sono i referendum in corso costituzionali e quelli per abolire la legge elettorale, e poi vogliamo continuare un'azione antifascista, perché i pericoli che ci sono nel mondo, in Italia, l'antipolitica, le forze fasciste che riprendono forza, l'idea dell'uomo forte che risolve ogni cosa, evidentemente preoccupa la nostra associazione, e vogliamo portare avanti anche questo obiettivo. Bisogno dei partigiani oggi? Ci sarebbe bisogno, purtroppo non ci sono più, perché la vita, la natura li ha ormai era completamente decimati, ma quando erano in vita, che si sono fatti promotori e sono entrati nelle istituzioni a dirigere comuni, province, partiti, sindacati, eccetera, è stato anche grazie a loro se questo paese si è sviluppato e ha vissuto e ha potuto vivere in libertà e in democrazia.